Oggi mi trovo all'interno della torre di Casa Ragusello, dove dialogano con lo spazio i miei lavori. Il mio lavoro si struttura e si sviluppa sui più piani della torre. Diciamo che ho preso spunto non solo dalla struttura spaziale della torre, ma anche per l'utilizzo appunto della torre campanaria con queste campane che scandiscono appunto il tempo. Quindi ogni piano viene un po' a crearsi come una sorta di momento di riflessione, di pausa, di pensiero. Ho bisogno di silenzio, appunto, anche un invito a noi stessi, a momenti di pausa utili per la nostra vita, per la nostra quotidianità, per le nostre relazioni, per i nostri legami, tant'è che all'interno della mia cera appunto utilizzo oggetti di uso quotidiano e in questa occasione soprattutto ho voluto inserire anche immagini, fotografie di famiglia che riprendono la quotidianità anche di Castellaro Ragusello, quindi non solo delle immagini che rappresentano la mia di vita, la mia di infanzia, ma anche quella della comunità, anche per creare una sorta di legame tra l'arte e lo spazio in cui l'arte viene custodita e viene inserita. Ringrazio la comunità di Monzambano per avermi ospitato all'interno del sobborgo e ringrazio anche per avermi dato la possibilità di esporre i miei lavori all'interno di questo spazio che, a differenza di altri spazi, non è uno spazio settico, ma che racchiude proprio la storia del borgo e la storia appunto delle persone che vivono in questo paese. Sono qui alla torre di Castellaro Ragusello in funzione di critico d'arte, secondo il ruolo più istituzionalizzato del termine, però in generale sto accompagnando i testi degli artisti che saranno esposti in mostra. Io mi definisco più che uno scrittore, uno cui piace scrivere, quindi in qualche modo insieme alla curatela di Antonella Bosio stiamo cercando di portare una relazione diversa col fruitore, sia a livello di immagini sia a livello di testo. Io mi sto occupando di questo testo, quindi sto cercando di scrivere dei testi che siano evocativi, che racchiudano delle immagini e che in qualche modo non siano prettamente saggistici o descrittivi. Quindi il testo, l'elaborato testuale che ogni persona potrà recuperare, guiderà sì alla mostra le opere di Angelica Consoli, ma anche sarà una specie di piccola storia dentro la storia che la torre ci ha in qualche modo suggerito, ad esempio come nel caso specifico di Angelica è stata una successione di suoni delle campane. Io stesso sono stato ispirato dalla poetica e dalla ricerca di Angelica quindi ogni persona potrà in qualche modo col foglio di sala guardare le opere e leggere una parte del mio testo.